ragazze, allora oggi get ready with me con questi prodottini qui che vi ho messo addirittura in vassoio. Vorrei che fosse un get ready with me diverso rispetto a quelli miei soliti, perché non riesco mai a parlare e a truccarmi insieme. Quindi ragazze, guardate nell'info box perché vi metterò tutti i prodotti che utilizzerò nel corso di questo get ready, e questo mi consentirà di trattare, diciamo, alcuni punti di un argomento che mi sta molto caro. Diciamo che all'interno del video vi spiego anche perché a volte non lo faccio, qual è la mia posizione in merito. Ovviamente ragazze, non è mai facile parlare di questi argomenti e trattarli in maniera esaustiva, secondo me non è facile assolutamente, tanto più che io ritengo che questa non sia la sede giusta e soprattutto che 10, massimo 15 minuti di video non siano sufficienti per farlo. Io non ci riesco mai e quindi a volte preferisco esternare questi miei pensieri sulle mie pagine, quindi scriverli, magari comunicarvi quello che penso lì sugli altri miei social, e molte volte ho fatto questo. Per cui ragazzi, io spero che voi possiate capire quello che voglio dire, quindi il messaggio di questo video, ci tenevo tantissimo a farlo. E quindi ragazzi, preparatevi perché adesso vedrete la mia faccia struccata e anche malaticcia, perché purtroppo l'influenza quest'anno mi ha veramente stancata. Quindi 3, 2, 1, via, get ready with me. E allora ragazzi, non vi spaventate perché comunque sono reduce da influenza, cavoli vari, insomma. Spero che possiate vedere bene e mi scuso per i rumori di sottofondo, se sentite dei rumori, automobili, uccellini cinguettanti, ma vi giuro che è estate, fa un caldo assurdo, quindi se chiudo, decedo. Intanto, come balsamo labbra, vado a mettere subito questo qui che è finito ed è un balsamo di ve lo dico subito, Alchemilla, che sto amando assolutamente. Questo qua mi era stato inviato dal sito Sogno Bio, ma devo assolutamente fare scorta perché adoro assolutamente questi balsamo per labbra. Allora, partiamo subito dicendo che in questi giorni impazza, mamma mia come sto, mamma. Stamattina sì che ho delle occhiaie assurde, per cui andiamo subito a mettiamoci così, mi vedete? Aspettate un attimo, se mi metto così forse è meglio. Ok, correggere un po' la situazione utilizzando questo correttore qui. Dicevo che faccio questo video con un po' di una sorta di timore, diciamo così, nel senso che ho sempre paura a fare questo tipo di video, e infatti potrebbe anche sembrare che io sia un tipo che non prende posizione su alcune cose. In realtà non è così. La verità è che non mi piace assolutamente cavalcare l'onda della polemica, per cui nel momento in cui la polemica sorge io di solito mi defilo e poi torno nel momento in cui magari la polemica si è placata. Ho espresso tante volte, tra l'altro tante volte esprimo il mio parere in forma scritta, per esempio sulle mie pagine, quindi sulla mia pagina Facebook, a volte su Instagram. A volte posso risultare anche lagnosa, lamentosa, insomma, come volete voi, ma a me non interessa perché comunque io so come, cioè io so chi sono, so quali, come sono fatta e so i motivi che spingono appunto il mio agire, per cui non mi pongo questi problemi. E adesso mi sento appunto di fare questo video che è un po' un video che riassume le cose successe nel corso dell'ultimo periodo su YouTube e che sono state trattate un po' qui, un po' lì, un po' su alcune pagine, diciamo di per culo, che però a volte denunciano delle cose su cui secondo me bisognerebbe anche riflettere. Allora, prendere posizione sulle cose che succedono su YouTube ormai è quasi un qualcosa di superfluo, nel senso che comunque lo trovo inutile molte volte, in quanto comunque alla fine nascono questi polveroni, nascono le polemiche e poi rimane intorno il fumo, questo fumo poi scompare e la persona che ha fatto il fatto in questione ne esce come sempre a testa alta, anzi la maggior parte delle volte tutto ciò aumenta i suoi iscritti, aumenta la sua popolarità, eccetera eccetera. Così è accaduto per esempio con il famoso
fattaccio dei tag utilizzati all'epoca dei fatti di Parigi, no? Da molte ragazze che comunque utilizzavano come tag che facevano riferimento a queste tragedie, appunto l'attacco a Parigi, attentato a Parigi, in dei video in cui tutto ciò non c'entrava un tubo, ovviamente. Anche in quel caso sarebbe stato facile mettersi a fare dei video polemica, puntare il dito, eccetera, eccetera, però vi giuro che io credo che queste cose alla fine finiscano soltanto per aumentare la visibilità e la popolarità di queste persone. E che tra l'altro da queste cose non imparano, nel senso che comunque non è che poi si fanno lo scrupolo perché parlo io, perché parlate voi, perché parla un'altra e si mettono a battersi il petto facendo mea culpa, anzi continuano su questa linea perché quello che probabilmente quello che conta per loro nel momento in cui arrivano a fare queste cose ovviamente non è una sorta di integrità morale, no? E quindi, cioè, in poche parole non gliene può fregare di meno di quello che dico io, di quello che dite voi, di quello che si scrive su alcune pagine, eccetera, eccetera. Ci sono argomenti però su cui non si può tacere. La cosa che mi ha colpito tantissimo in questi giorni, il video che mi ha colpito tantissimo in questi giorni, è un video che ha fatto Nicole, Kiss and Makeup 01. Ora, io ragazze, devo dire delle cose su di lei. Intanto è la prima ragazza che ho seguito quando ero ancora solo spettatrice su YouTube. Adesso sono sia spettatrice ovviamente che YouTuber, no? E quindi seguo ancora alcune ragazze, non ne seguo tante in realtà, sia vuoi perché non ho tanto tempo per farlo, vuoi perché comunque entrando dentro le dinamiche, entrando all'interno poi di YouTube, si capiscono tante cose per cui si perde anche un po' la voglia, no? Di seguire alcune persone di cui si capisce effettivamente l'intento. Detto questo, lei ha fatto un video, cerco di centrare il punto, lei ha fatto un video in questi giorni in cui dava dei consigli, ecco, dei trucchetti, mi pare che l'abbia chiamato. Io in realtà non ho guardato il video, ma ho cercato di trovare dei riassunti, di guardarne dei pezzi, perché sinceramente avevo cominciato a guardarlo e mi è venuto un po', mi è salito un po' di nervoso e ho dovuto chiudere. Però diciamo che ho già capito il senso e anche guardando i primi minuti veramente ho capito anche che le cose che lei diceva in questo video erano veramente dannose e pericolose. Non ci possiamo mettere a puntare il dito contro tutti coloro che lo fanno, perché tempo fa l'aveva fatto anche Onorina. In quel caso io avevo scritto veramente un papiro sotto al suo video dicendo quello che pensavo. Il problema qual è però? Il problema è che nel momento in cui si fanno questi video con dei fini reconditi, la cosa diventa ancora più scorretta, secondo me, perché quello che ha fatto Nicole, nel caso di qui sopra, è appunto aver utilizzato questo argomento per fare un video sponsorizzato e per sponsorizzare appunto, credo, un'app o comunque una pagina o comunque non lo so che cosa. Comunque ovviamente era un video pagato, come tutti i suoi video ormai, perché ragazze, mi è rimasta impressa una cosa. In uno dei suoi ultimi video, per esempio, lei ha utilizzato dei prodotti ovviamente da sponsorizzare, che doveva sponsorizzare, e appunto li nominava, scriveva il nome, eccetera eccetera, quando nascondendo poi, arrivando a nascondere invece un prodotto utilizzato nel tutorial stesso per l'uso del quale non era stata pagata. Quindi è chiaro ed è ormai evidente la scelta che lei ha fatto, cioè di lavorare con YouTube. È tanto di cappello, nel senso che nel momento in cui lo si fa per lavoro, lo si può fare per lavoro, ben venga. Ed è una cosa che comunque piacerebbe fare anche a me, ovvio. Se domani qualcuno mi chiamasse per fare un video sponsorizzato e mi desse dei soldi per fare questo video e mi dicesse guarda, utilizza questi prodotti e in cambio noi ti diamo questo tot, oppure pubblica questa foto su Instagram e noi ti diamo questo tot, perché anche su Instagram le ragazze vengono pagate, ci sono ragazze che vengono pagate anche per pubblicare delle foto su Instagram e non lo dicono. Quindi nel momento in cui ciò accade, trattasi comunque di contratti di lavoro e nulla assolutamente vieta che ciò venga fatto, né tantomeno è una cosa da criticare, ben venga, però lo si dica, perché quello che io condanno appunto è la mancanza di trasparenza. Però questo è un discorso che vi ho fatto tante volte e se mi seguite lo sapete come la penso. Tornando al discorso di base di questo video, al fulcro di questo video, è che io ho trovato molto scorretto appunto voler
lucrare su una cosa del genere, perché tra l'altro le cose che lei ha detto all'interno di questo video sono veramente gravissime. Vi dico un paio di chicche, per esempio vestirsi di blu mi sembra per apparire più magre, mangiare davanti allo specchio, condividere l'esperienza dell'alimentazione con un'amica contandosi reciprocamente le calorie, quindi nel caso in cui la tua amica mangi due mele tu ne devi mangiare una, perché così scatta quella competizione mentale per cui se lei ne ha mangiato due io ne mangio una, per cui divento più magra di te, sono più magra di te, quindi scatta quella competizione che poi diciamo è alla base, secondo me oggigiorno è alla base di tutti i problemi alimentari che sorgono, che ci sono soprattutto in età delicate come quelle adolescenziali. E posto che le persone che seguono questa ragazza sono comunque ragazzine, perché io a volte guardo appunto i commenti delle ragazze che seguono, che la seguono, che seguono lei, che seguono queste nuove idole, per usare un loro termine, e mi viene la pelle d'oca, perché io ho una nipotina che ha appena compiuto 6 anni e ce ne sono alcune di 10 anni, e quindi mi viene veramente la pelle d'oca, perché mi rendo conto del fatto che sono veramente ragazzine, mi sono dimenticato i pennelli, ragazzine, bambine, insomma come lo vogliamo chiamare, che poi sono ovviamente facilmente influenzabili, tanto più quando il loro idolo dice loro una cosa del genere, ovviamente per loro è verità assoluta, per cui se non c'è un adeguato controllo, no? Da parte dei genitori, che comunque dovrebbero anche secondo me presidiare un po' la cosa, nel senso che comunque senza voler puntare il dito anche nei confronti loro o comunque dire e fare dei giudizi, perché ritengo veramente difficile oggigiorno educare i figli, devo dire la verità. Comunque nel momento in cui un bambino, un ragazzino, un minorenne si pone di fronte appunto a YouTube, dovrebbe esserci comunque sempre secondo me la supervisione di un adulto. Questa è una cosa importante che penso assolutamente. È anche vero che ci deve essere una sorta di responsabilità da parte di coloro che fanno video, e soprattutto nel caso in cui si sappia qual è il pubblico a cui ci si riferisce. Per cui le cose dette all'interno di questo video secondo me sono altamente condannabili e sbagliate, ragazze, non c'è altro termine, un termine banale, semplicistico, ma forse quello più adatto per spiegare la situazione. Sono delle cose dette senza alcuna cognizione di causa, tanto più tanto più ciò lo può capire chi ha avuto davvero problemi alimentari, perché non sono cose di cui si può trattare in questo modo e con questa leggerezza, una leggerezza che ho trovato veramente inqualificabile. Quindi cosa dovremmo fare noi? Non c'è in realtà molto da fare, perché purtroppo si crea un meccanismo per cui nel momento in cui vengono attaccate queste persone, tu passi per la cattiva, tu passi per la rosicona, tu passi per quella che ha invidia di questo idolo delle folle, no? Per cui a volte, anche nel caso in cui tu voglia dare un consiglio diverso, non vieni capita per quello che è il tuo intento. Ed è per questo che tante volte io ho preferito non prendere posizione, e anche perché non mi piace speculare seguendo appunto l'onda del momento. No, metto le lane e torno, Però stavolta davvero mi sono sentita di farlo questo video, di parlare di questa cosa, perché appunto volevo dire assolutamente la mia opinione, e soprattutto condannare il comportamento leggero, ecco, un comportamento che ho trovato veramente leggero. Tra l'altro ultimamente avevo un po' rivalutato questa persona, anzi avevo cominciato a guardarla di nuovo con occhi diversi, però purtroppo credo che alla fine quando si entra in alcuni meccanismi, no? Quando si entra in alcuni meccanismi non è facile più uscirne fuori. E comunque, ripeto, tanto di cappello e massimo rispetto nei confronti di quello che viene oggigiorno a tutto titolo definito lavoro, perché nel caso in cui appunto si venga pagati per fare una cosa, fino a prova contraria si chiama lavoro, si parla di lavoro retribuito per di più,
Per cui nel momento in cui ciò accade, la cosa che è importante secondo me sarebbe dirlo, ecco, sarebbe stato molto, molto più corretto dire questo video faccio questo video per sponsorizzare questo programma, per sponsorizzare quest'app, ma oggigiorno non accade, quindi il video di Nicole potrebbe essere considerato come un pretesto, ecco, per parlare di un comportamento diffuso ormai, un comportamento diffuso che tengono comunque tutte, perché quando vi infilano un'app, ragazze, per esempio, quando vi infilano un'app all'interno di un video, stanno parlando di un qualcosa e vi mettono dentro un'app mostrandovi quella che è la loro app preferita, così casualmente, guarda, spunta un'app. Ricordatevi che per sponsorizzare quell'app loro sono state pagate, quindi la buttano lì così, però poi riceveranno un compenso per aver mostrato quella cosa all'interno del loro video. La maggior parte delle volte ormai, quando si tratta di canali grandi, la maggior parte delle volte succede così, e sicuramente farei anch'io così. Però una cosa che posso dire veramente a gran voce è che lo direi sempre, o comunque lo metterei proprio come titolo. La cosa che mi piacerebbe che fosse fatta è appunto scrivere proprio come titolo questo video in collaborazione con, e citare appunto l'agenzia, il brand, l'azienda con cui si sta collaborando. Sarebbe una cosa veramente bellissima, perché ci consentirebbe appunto di scegliere, la libertà di scelta, e cioè la possibilità di decidere se aprire o no quel video, o comunque nel caso in cui si apre quel video si può dire sì, va bene, lei sta dicendo queste cose, però ovviamente è pagata per dirle, e questa sarebbe una bella cosa. Quindi io è questo che dico sempre, è sempre questo ho detto, nel senso, non condanno chi accetta i prodotti, né tantomeno chi accetta una retribuzione per un lavoro di questi tempi, sarebbe da pazzi, però mi dà veramente fastidio essere presa in giro. Essere presa in giro io e anche voi, ragazze, perché bisognerebbe un pochino aprire gli occhi. Ora, adesso, ultimamente c'è un po' questa tendenza, nel senso che comunque si è un po' capito, ecco, come va, qual è l'andazzo, un pochino si è capito, però ancora si è lontani, diciamo, da avere chiaro, secondo me, il quadro della situazione. La stessa cosa dicasi per quanto riguarda i titoli a chiappa visualizzazioni o le anteprime a chiappa visualizzazioni. Da questo punto di vista però non me la sento tanto di condannare nessuno, perché è proprio uno strumento che YouTube stesso indica e dà a noi youtuber per poter ampliare il proprio pubblico, per cogliere l'attenzione del pubblico. Sono degli strumenti, ecco, che vengono consigliati, per cui nel caso in cui qualcuno lo fa, sinceramente non mi sento di condannare nessuno. Tante volte lo faccio anch'io, sono sincera, metto un po' dei titoli per cercare di attirare l'attenzione del pubblico, perché in un mare magnum come quello che è diventato YouTube, altrimenti diventerebbe veramente impossibile. Per cui questi sono degli strumenti, ma comunque no, qui non è che se io metto un video per attirare la vostra attenzione, poi voi aprite quel video e vedete che comunque nel contenuto magari non è proprio coerente col titolo del video, no? Nel mio caso è così, in alcuni casi è veramente off topic, ecco, il video dice una cosa e il titolo ne dice un'altra. Però poi sta a noi decidere se ha la possibilità appunto di chiudere il video senza subire alcun danno. Nel caso invece di video come quelli fatti da Nicole, secondo me i danni ci potrebbero essere, perché mettiamo il caso che una ragazzina di 14 anni, per esempio, prenda quella lista di trucchetti come una lista magica, e si metta appunto il giorno a seguire quei consigli. Secondo me gli effetti sono veramente deleteri, sarebbero deleteri, ed è molto 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 pericoloso. Mi perprime poi la leggerezza con cui questo viene fatto molte volte, perché anche una bastava semplicemente all'inizio del video magari un'assunzione di responsabilità, o comunque un piccolo annuncio fatto prima alle ragazze che ci seguono, o comunque un annuncio fatto prima del video, insomma, un pochino più di correttezza, un pochino più di attenzione nei confronti di ragazze che comunque potrebbero eventualmente appunto subire dei danni per causa di un nostro video. Quindi questo secondo me è una cosa, che dovrebbe assolutamente essere sempre fatta. E niente, ragazze, io non so
in realtà mi pare di aver parlato tanto, non riesco mai a fare questi video e ad andare dritto al punto e a cogliere a volte il punto. Mi dispiace di questo perché non lo so, forse le cose sono tante da dire. Tra l'altro ultimamente sto avendo un po' di pensieri, ho un po' di controlli da fare, e quando si tratta di controlli relativi alla propria salute, sinceramente tutto passa in secondo piano. Concludo mettendo il mascara, e ce l'ho fatto, ho finito, mi sono truccata, non ci posso credere. E quindi vi ripeto, ragazze, spero di aver detto qualcosa di concreto, di aver comunque spiegato quello che è il mio punto di vista e di avervi fatto capire appunto perché a volte preferisco stare in sordina, defilata. Non mi piace, non mi è mai piaciuto seguire l'onda della polemica del momento per trarre vantaggio dal fatto stesso, non mi piace. Quindi ragazzi, vi ho detto tutto, io vi invito su tutti i miei social, trovate tutti i link nell'info box e sparsi un po' ovunque qui in questo video. Ultimamente sono moltissimo su Snapchat, quindi seguitemi, questo è il mio Snapchat ragazzi, seguitemi anche là perché veramente metto video sempre, di continuo, vi aggiorno sui miei acquisti, sulle cose che ricevo dalle aziende, faccio più video lì che qui ormai e quindi mi piace tantissimo quel social, ci sono da mesi veramente, non lo so, da appena è nato, ecco, quasi da subito ci sono, quindi venite a seguirmi perché è veramente carinissimo e ve lo consiglio. Tra l'altro io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!